Con il DS della Due Volte Steve Pozzi facciamo un bilancio su questa prima giornata del trofeo Mimmo Bellomo. Innanzitutto ciao a tutti, siamo contenti dell'affluenza del pubblico di quest'oggi. Le squadre si vede che sono ancora in rodaggio, però hanno già fatto vedere buoni spunti di pallavolo sia tecnica che agonistica, forse anche fin troppo agonistica in certi momenti. Questo però è bello per lo sport. La prima partita è stata combattuta tra Albese e Piccolecco, se l'ha giudicata Lecco 3-1 e quindi domani affronterà in finale Cremona, che dopo una battaglia di 5-7 ha avuto la meglio sulla squadra, chiamiamola di casa, della Futura. È una 44esima edizione che ha tutti i buoni presupposti per far vedere una finale spettacolare. Vi aspetto tutti domani mattina, anzi domani pomeriggio, scusate, per assistere alle finali. Domani mattina, visto che lo stavi accennando, ci sarà anche la domani finale mattina, del Memorial. Hai detto giusto, Veronica Ferrioli, ci sarà la finale terzo e quarto posto tra Viscontini, Milano e Orago, e la finalissima sarà tra il derby tra la Futura e noi della Due Volle. Se volete venire domani mattina a vedere lo spettacolo giovanile, siamo al Palo Borsani di Castellanza.